Oggi, ovviamente, come tutti sapete, è la giornata italiana del Climate Strike. C'erano tanti vostri colleghi di diverse scuole per le strade già formare i primi cortei e quindi avevamo pensato all'inizio di invitare Greta Thunberg, ma pare che sia rimasta sulla nave di Casiraghi, sta cercando di tornare indietro, quindi forse fra un mese la vedremo. Allora io ho pensato di chiamare invece la sorella maggiore di Greta, che sta seduta lì. Francesca, vieni avanti e accoglietela con un applauso, perché è venuta nonostante un infortunio che ha avuto recentemente, perché in bicicletta, ad essere ecologici si corrono dei rischi, quindi andando in bicicletta è caduta, si è fratturata una gamba, però ha voluto lo stesso essere qui oggi e quindi ci fa molto piacere, anche perché è la prima volta che la lezione alla rovescia è tenuta da una rappresentante del mondo femminile, quindi speriamo che tu sia la prima. Come Greta. Ecco, quindi speriamo che sia la prima. E poi c'è un'altra importante novità. Il Presidente ha giustamente detto che oggi vi dovete tutti abituare, noi siamo sulla via della pensione, quindi non contiamo più, ma voi che affronterete fra poco il mondo del lavoro, a cambiare, diciamo, forse molti lavori, a essere, come si dice, multitasking, e che poi, diciamo, la mia generazione diceva essere interdisciplinari. Quindi se fai ingegneria, occupati un po' anche di arte, se studi al liceo classico, occupati anche un po' di musica contemporanea e via discorso. Cioè, abituiamoci, diciamo, a mescolare le varie innovazioni nel mondo della creatività, perché tutto questo innanzitutto serve, diciamo, a noi stessi a crescere meglio, ma poi ci può anche servire dal punto di vista del lavoro. E infatti Francesca è la dimostrazione di una persona che ha frequentato per tutta la sua vita studi classici, ha fatto il liceo classico, si è iscritta a Milano alla facoltà di filosofia e poi è finita, adesso, detto così sembra un naufragio, ma in realtà invece è un'avventura bellissima, a fare film, a fare video, a occuparsi, diciamo, di tutto quel mondo del visivo collegato anche alla comunicazione dell'arte, del design, dell'architettura, degli eventi. Insieme abbiamo fatto, diciamo, abbiamo percorso molte avventure anche, diciamo, per i Cersaie sul tema proprio anche di come si comunicano certi argomenti attraverso i nuovi media. Quindi come si usa il digitale, come si usa la camera, come si usano i computer, come si usano i software, come si usano tutto quell'insieme di attrezzature che servono per confezionare, per esempio, quei piccoli videoclip che voi vedete su YouTube dei cantanti o di altri, però applicati, diciamo, a un mondo diverso, il mondo appunto del design, dell'architettura, dell'arte in generale, degli eventi. Quindi, diciamo, tutti questi temi che sono come tanti piccoli fiumi che vanno in questo grande corrente della cultura del progetto sono intersecati, diciamo, con grande abilità, ovviamente con uno studio che si chiama Muse Web, che occupa diverse professionalità. È uno studio in cui ci sono tutti giovani o quasi tutti giovani, ci sono in prevalenza donne, quindi è uno studio molto femminile. Dovete farlo questo applauso, sì. Perché adesso, non per fare una paraculaggine, però è vero che le donne sono per molti aspetti, innanzitutto studiano di più. Se le dici di fare un qualche cosa sono molto applicative, cioè il lavoro lo portano a termine splendidamente. E poi sono molto capaci, per loro natura, di combinare assieme, diciamo, dei sistemi così diversi di operatività, non si tirano mai indietro davanti a niente. Quindi questo studio Muse Web
Adesso lei ce lo illustrerà velocemente con l'aiuto di Jacopo, che prego di venire avanti. Quindi, ecco. Siamo bipartisan, siamo maschi bipartisan, e femmine, sì, in realtà, sì, se no, così la, siamo tutti se no la parte maschile, diciamo, si dispiace. Ecco, e, quindi la prima parte vi illustrerà velocissimamente dei piccoli frammenti di queste operazioni video che si riferiscono a temi diversi e occasioni diverse. Però non me le fa vedere da spettatore, quindi diciamo qui non siamo in un YouTube trasferito sullo schermo, schiacciamo e vediamo, no, diciamo lei farà l'anatomia di questo, cioè vi farà vedere di ognuno qual è anche il tema tecnico, perché ovviamente, discutevamo prima con Francesca, tutti avete un telefono in tasca, no? O quasi tutti, non so se non ve l'hanno sequestrato gli insegnanti, ce l'avete. E questo telefono fate telefonate, ma soprattutto fate fotografie che poi magari postate su Instagram e fate dei video, frammenti di video. Ecco, quindi loro utilizzano anche questo sistema in alcuni casi. Allora sarà molto interessante vedere come noi, come voi, possiamo, potete utilizzare, diciamo, questi strumenti. Quindi non c'è bisogno, per cominciare, di attrezzature sofisticate, ma l'importante è sviluppare un'attitudine. Francesca, grazie. A te. Grazie. Allora, intanto buona giornata e buona mattinata a tutti. Oggi la nostra lezione alla rovescia sarà così strutturata. Vi racconterò, anche con il vostro aiuto e con l'aiuto dei vostri compagni sul palco, che cosa vuol dire, che cos'è il linguaggio cinematografico. Tutti noi arriviamo all'asilo in prima elementare, alla scuola materna, anzi, perché l'asilo non si usa più, è una parola antica, e ci spiegano che l'alfabeto comincia dalle lettere, A, B, C, D, E. Nessuno ci spiega l'alfabeto delle immagini. Eppure oggi tutti noi guardiamo, usiamo, scattiamo molte più fotografie di quanti testi o video, fotografie o video, di quanti testi leggiamo in una giornata. Pensiamo solo ai giornali, oggi si leggono su un telefono, su un computer, e sono ricchi di immagini, perché le immagini hanno una potenza di comunicare molto più immediata di qualsiasi testo. Questo non vuol dire che non dobbiate studiare i testi, mi raccomando, perché tutto comincia anche nelle immagini da un alfabeto concettuale di parole e di significato. Quindi studiare sui libri è fondamentale, ma oggi, e credo che tra qualche anno i programmi scolastici comprenderanno anche lo studio delle immagini e non solo l'alfabeto linguistico. Quello che facciamo noi, e oggi lo faremo con Jacopo, con voi e con questo terzo soggetto che vedete che è sul palco, che è la telecamera per un regista o per un operatore è come un bambino, non si lascia mai. Intanto perché sono attrezzature che di solito hanno un costo e poi perché fanno parte di noi, sono un po' la nostra estensione, quindi non bisogna abbandonarle quando si va in autogrill, per esempio nel baule, questo ve lo dico per esperienze pregresse. Ecco, questa bambina o bambino che c'è qui è il nostro strumento principale di lavoro e oggi con voi scopriremo alcune tecniche, alcune, diciamo, lettere principali con cui poi mi auguro che qualcuno di voi abbia voglia di confrontarsi, studiando, andando al cinema, guardando un video su YouTube. Spero che da oggi guarderete video, film, clip musicali con un'attenzione diversa a quello che state guardando. Perché la telecamera? Perché la telecamera è lo strumento oggi principale. Ma Muse, che adesso vi racconterò insieme a Jacopo, in realtà, come dire, fa molto altro. Qui abbiamo riassunto in poche parole chiave, possiamo leggere direttamente quelle in rosa, noi siamo un po' rosa, come il nostro logo, lo vedete. Siamo antiche, ma siamo anche, come dire, contemporanee, ci chiamiamo con un nome inglese, che è anche quello di una band rock inglese che forse qualcuno di voi conosce, e utilizziamo il video in tanti modi. Quando io ho cominciato, dopo essermi laureata in filosofia, ho fatto un corso della Regione Lombardia, un corso di tecniche televisive, a casa mia erano terrorizzati, perché volevano che io facessi l'architetto, ovviamente. E quindi mi dicevano, ma che cosa farai con questi film, con questi video? Non sei mica Spielberg, no?
E io ho detto, vabbè, lasciatemi provare e poi vediamo. A 20 anni, purtroppo sono già passati 20 anni di distanza, devo dirvi che oggi il linguaggio video è utilizzato soprattutto dalle aziende per comunicare, da tutti noi per raccontare ai nostri amici dove siamo in vacanza, dai nostri genitori per farci vedere quando siamo lontani che cosa sta succedendo. Quindi, come dire, ci avevo visto giusto, ma nessuno ci credeva all'inizio. Altra cosa curiosa che è successa, la mia prima esperienza è stata in Rai, ho fatto uno stage a Rai 3 con un giornalista molto bravo che si chiama Enrico De Aglio. E io arrivavo, dovevo andare a intervistare qualcuno, c'era una troupe della Rai, all'epoca chi girava con la telecamera di solito erano 2 persone, un fonico, e poi vi spiegherò perché è importante l'audio, e un operatore. Io arrivavo all'appuntamento con loro, mi guardavano e dicevano, ma dov'è il regista? Perché, come dire, se guardate anche i film hollywoodiani, purtroppo le registe donne sono ancora in minoranza, ma qualcosa sta cambiando e noi speriamo di contribuire in minima parte. Noi cosa facciamo? Noi inventiamo progetti con il video, li scriviamo, li proponiamo, a volte arriva qualcuno invece da noi, aziende, musei, architetti che hanno bisogno di raccontare quello che sono e quello che fanno attraverso il linguaggio delle immagini. Qui abbiamo messo alcune cose che abbiamo prodotto negli ultimi anni, video, documentari, film, clip, ma anche installazioni. Un'installazione è un video che vive nello spazio. Avete in mente, oggi tutti i musei hanno bisogno in qualche modo di rendere più interattiva, più viva, più coinvolgente l'esperienza, per esempio, di osservare un'opera d'arte in un modo diverso. Ecco, e quindi entriamo in queste stanze, in questi luoghi, dove siamo immersi in installazioni video, multimediali, suoni, sul pavimento, a soffitto. Ecco, d'ora in poi state attenti anche quando entrate in un luogo del genere, perché dovete sapere che vi stanno portando, vi stanno raccontando una storia. Ecco, qui abbiamo messo in qualche modo la sintesi del nostro alfabeto linguistico, che è fatto di immagini, e questo non va forse spiegato, lo sapete tutti, ma è fatto anche di spazio e tempo, perché un video, a differenza di una fotografia che è un'istantanea, un video ha bisogno di tempo per svilupparsi e anche le riprese hanno bisogno di prendere delle decisioni perché quello che accade, accade in uno spazio tridimensionale. Il tempo perché la durata di un video, anche lì la fotografia è immediata, ma la durata di un video la decidete voi, dovete decidere in anticipo, ci sono delle regole che piano piano andremo a scoprire insieme oggi. E poi il suono. Il suono perché noi pensiamo tutti al video come qualcosa di fotografico, di visivo, di come dire, che riguarda l'immagine, ma in realtà pensate quanto è più potente un film che ha una buona colonna sonora. Quando sono stata a studiare in America per 6 mesi, ho incontrato il musicista che ha composto la colonna sonora dello Squalo. Non so se, spero che alcuni, molti di voi l'abbiano visto almeno in TV, anche se siete più giovani di me. Lo Squalo a un certo punto del film arriva non perché noi vediamo arrivare lo squalo, ma perché è il suono, la musica che ci annuncia l'arrivo dello squalo che ci mette in quello stato di paura, di tensione. Vediamo già il sangue ancora prima che lo squalo sia comparso. Ecco, questo accade perché il suono in un film, in un video, in un documentario è forse più importante ancora delle immagini. Quindi anche questo, fate attenzione nel proseguo della nostra mattinata, perché più volte vi riporteremo a questo punto. Il suono è fatto di musica, ma anche di suono ambiente. Se adesso voi cominciate a ululare, no? Questa lezione cambia completamente di segno. Immaginatevi la potenza di un film quando andate in una sala cinematografica. Ecco, quel suono è ancora più importante delle immagini che vedete proiettate. Per entrare nel vivo della nostra lezione e far partecipare anche i vostri amici che sono qui sul palco con noi, cominciamo dalla visione di un trailer, di un documentario che si chiama Il potere dell'archivio. È un documentario sull'archivio di Renzo Piano. Io adesso mi siederò con loro sullo sgabello, anche perché più di tanto purtroppo non posso stare in piedi oggi. Il potere dell'archivio, Renzo Piano,
penso che tutti voi sappiate chi è, me lo auguro, è il nostro forse architetto che più ha costruito all'estero, che ha più notorietà anche all'estero e, come dire, ha in questi anni di carriera ha accumulato un archivio di maquette, di immagini, di disegni, di fotografie, di materiali sui suoi progetti che è custodito in un luogo segreto. Noi siamo andati a scoprire e abbiamo raccontato questo luogo segreto. E perché oggi un archivio è così importante non solo per la memoria, per la storia di ciò che si è fatto, ma soprattutto per il futuro. E vi invito, chi di voi avrà, spero, la passione di studiare architettura, a scoprire gli archivi degli architetti. Perché sono dei luoghi dove si concentra, è come il vostro diario, no? È quello che vi portate dietro nella vita. Quindi ognuno di noi ha un archivio. Sul vostro telefonino riuscite a risalire alle foto di 10 anni fa anche, chi già aveva un telefonino. Ognuno di noi deve selezionare e portare con sé alcune cose importanti e abbandonarne altre. Ecco, Renzo Piano, con Renzo Piano è stato lo stesso. Siamo andati a scoprire che cosa lui ha deciso di tenere e che cosa di abbandonare. Adesso vediamo questa breve clip che si chiama Trailer e poi cominciamo con i vostri compagni qui a cercare di analizzare che cos'è un trailer. Quindi state molto attenti, sarete voi a dovercelo dire. La memoria delle cose ha un peso. È come quando devi liberare la casa perché hai accumulato troppe cose. Insomma, non c'è niente da fare, c'è un momento in cui bisogna farlo. Sono modelli che hanno rappresentato tutti un momento struggente, un momento di delusione, un momento di soddisfazione, un momento di gioia. Qualche volta un momento in cui si è detto ecco, ecco, è così. Altri momenti in cui dice non ci siamo ancora. Come quando devi passare un fiume, passi da una pietra all'altra, passo per passo, e alla fine sei arrivato dall'altra parte. Adesso io preferirei che voi faceste qualche domanda, perché sono sicuro che così funziona meglio. Forse non si sente? Sì. È una lezione alla rovescia, quindi vorrei cominciare da voi. Vediamo di capire insieme che cos'è un trailer cinematografico. Cominciamo da te e poi andiamo qui e là a sentire delle opinioni. Che cosa avete visto in questo film? Le emozioni oppure... Le emozioni, benissimo. Andiamo a una seconda parola, va benissimo così. Ognuno di voi ci racconta, ci aiuta a raccontare che cos'è un trailer. L'emozione che più ho notato è l'ambizione. L'ambizione. E... passiamo a lei, facciamolo un po' veloce così sennò ci annoiamo. Il trailer è un insieme magari di un filmato che rappresenta magari le parti più importanti del film. Perfetto. Capirne la trama. Perfetto. E per me deve essere la parte più accattivante di un film e deve, diciamo, incuriosire l'aspettatore per farglielo vedere. Bravissimo, hai usato una parola molto importante. Hai usato la parola curiosità. Quindi è una sintesi e deve portare lo spettatore dove? Al cinema. A spostarsi dal luogo in cui è, decidere di comprare un biglietto, andare al cinema e, come dire, guardate che comprare un biglietto oggi non è una cosa da poco, perché c'è... ci sono le piattaforme online, c'è Netflix, ci sono tanti altri modi di guardare un film. Quindi comprare un biglietto è una cosa molto molto importante. Perché? Perché dà valore all'opera di tutti quelli che hanno partecipato a ideare il film, girarlo, produrlo, investirci anche del denaro. Quindi gli attori, pensate che gli attori magari stanno
sei mesi in attesa di capire se il film si farà o non si farà. Insomma, è un'industria molto complicata, poi la vedremo nel dettaglio, anche con l'aiuto di Jacopo che ci aiuta per le parti più tecniche. Jacopo, stai vicino a me che se no ti vedo. Ecco. Quindi la curiosità è fondamentale perché è la molla che ci spinge a, come dire, decidere di investire una parte del nostro tempo e anche del nostro denaro per fare... Pensate che le case cinematografiche non danno subito i film alle piattaforme come Sky, Netflix, eccetera. Perché? Perché vogliono portare voi al cinema. Perché un film visto al cinema, e lo vedete anche solo qua, in uno schermo così grande e con un audio così buono, e ringraziamo tutti i tecnici che rendono possibile questa magnifica giornata, è un'emozione diversa. Il suono, la musica, le parole di Renzo Piano arrivano a tutti noi fisicamente in modo diverso, cioè ci fanno vibrare delle corde che quando guardate un video sul telefono, sullo schermo del vostro telefono, non ha la stessa potenza. Andiamo avanti, qualche altra parola. Anche secondo me il trailer deve servire per invogliare le persone proprio ad andare al cinema, a Perfetto. Vederlo comunque su uno schermo grande. Brava, lo schermo grande è fondamentale, sapete perché? Perché tutti noi, i nostri occhi vedono, come dire, hanno la potenza di visione molto più ampia di quella che noi vediamo sul telefonino, quindi più lo schermo è grande, più noi siamo immersi nelle immagini, nei suoni e nel racconto. Ancora, vediamo se viene fuori qualche altra parola nuova e non mi ridite. Secondo me è un'anteprima che deve mettere una certa aspettativa sul prodotto poi finale. Giusto. Aspettativa è un'altra bella parola, come curiosità. Andiamo avanti. Deve invogliare le persone a scoprire cosa vuole raccontare un determinato film. Ok, e come lo fa? Cambiamo un po' la domanda. Come si fa a invogliare lo spettatore? Un attimo che ci penso. Se c'è qualcuno che ha già qualche risposta, vai. Ok, funziona. Appunto, il titolo parla dell'archivio, come diceva lei, tutti abbiamo un archivio, quindi sicuramente bisogna anche toccare lo spettatore nel profondo, comunque nel personale, perché in tutti i film, in tutte le serie TV, insomma... in tutti i prodotti di questo genere c'è qualcosa che, in cui ci identifichiamo, esatto. Vuoi dire questo? Esatto. Bravissima. L'ho aiutata, ma era sulla buona strada. Allora, che cosa c'è di difficile in un documentario come questo, come altri che facciamo noi? Che non abbiamo degli attori, non abbiamo delle storie, come dire, che sono state scritte a tavolino, non abbiamo dei dialoghi tra Brad Pitt e, non so, chi volete voi. Abbiamo dei personaggi reali, che vivono delle vite reali. E molto spesso, lo sapete, la realtà non è così divertente. È anche un po' noiosa, è fatta di momenti di pausa, di tempo in cui facciamo altro, di attese davanti all'ascensore... Ecco, la potenza del cinema e del mezzo cinematografico è anche quello di tagliare, no? Per questo è così importante il montaggio, tagliare tutte le parti più noiose della vita e cercare di immergerci in quelle che ci toccano di più, in quelle che ci fanno identificare. Se è una storia d'amore, lo sappiamo tutti, se è una storia di, immaginiamo, non so, una battaglia, no? C'è un nemico, ci sono dei fronti che si combattono. Quindi c'è una potenza di suscitare in noi emozioni che viene scritta a tavolino. C'è uno sceneggiatore o più sceneggiatori, c'è un regista, ci sono dei tecnici, come dire, è una costruzione della realtà. In un documentario invece la sfida è un po' più difficile. Perché? Perché tutti noi abbiamo delle vite, tutto sommato, abbastanza ordinarie. Renzo Piano magari avrà dei progetti molto interessanti di cui si sta occupando, ma comunque non è un attore. E la sua vita la dobbiamo essere noi a tirare fuori da quel materiale le emozioni, la possibilità per lo spettatore di identificarsi in una storia. E questo non è banale. Vedremo come lo facciamo. Qualcuno ha qualche altra parola da suggerire? Vai. Secondo me la parola chiave è il riassunto, però il riassunto inteso non solo come riassunto della trama, ma anche un riassunto emotivo. Cioè io ho notato particolarmente l'inizio del trailer ti parlano, ti fanno capire appunto la trama, no?
con delle parole, però dopo c'è la musica, c'è l'immagine, la musica molto forte che ti entra in testa, te la ricordi, perché ti vuole far capire anche, ti vuole riassumere l'emozione che te proverai appunto guardando quel video che poi appunto il trailer ti vuole riassumere, secondo me. Perfetto, sono d'accordo, bravissimo. Grazie. Perché la musica? Sapete che la musica ha una potenza, voi potete chiudere gli occhi, ascoltare la vostra canzone, musica preferita, e questo vi porta in un altro mondo. Ecco, la musica ha una potenza perché tocca proprio le nostre corde fisiche, le nostre orecchie, il nostro cuore, ci fa vibrare con una potenza che nessuna immagine riuscirà mai a restituire. Quindi lo studio della musica e di quale musica, di quale atmosfera. È un documentario anche lì. La scelta della musica ci dice se voglio raccontare una storia più didascalica, più passionale, più di ricordo, di nostalgia, di malinconia, tutte le emozioni che possiamo immaginare. Ecco, pensate che tutto questo deve essere deciso prima, quindi siete voi che spero qualcuno di voi un giorno lavorerà nell'industria del cinema o del video, che prenderà queste decisioni insieme, ovviamente, perché non si è mai soli, insieme alla squadra di persone che lavora con voi, che è composta da tante persone diverse, poi le vedremo. Qualche altra parola prima di andare avanti, poi passiamo al prossimo. Il trailer in questo caso metteva in evidenza appunto dall'inizio dove ti introducevano e parlava lui al fatto che piano piano si stabiliva una certa emozione attraverso anche la musica appunto, e la parte finale ti lascia comunque con la curiosità di andarlo a vedere, perché Renzo Piano pone la domanda ai ragazzi di fargli domande e quindi cioè, ti lascia lì e tu lo vai a vedere. Brava, lei ha osservato un'altra cosa molto importante. In ogni film, video, storia visiva c'è un racconto, c'è una decisione, come un racconto letterario, come una poesia, come l'Odissea. C'è una partenza, c'è uno sviluppo della storia e c'è un finale. Sapete, gli americani sono famosi perché cercano sempre l'happy end, si diceva una volta, no? Il film deve lasciarti di buon umore, tu devi uscire e dire, oh, questa storia d'amore drammatica, travagliata, cioè i genitori gli impediscono Romeo e Giulietta, ecco, in quel caso Shakespeare ci ha raccontato delle storie anche che non hanno degli happy end, e invece, come dire, l'industria cinematografica cerca di portare gli spettatori a uscire con del buon umore. Lo stesso e più difficile ovviamente succede nel caso di un documentario, perché qui non abbiamo un happy end, qui stiamo raccontando una storia che deve essere costruita in modo tale che all'uscita, e questo documentario oggi non lo vediamo perché dura 40 minuti e sarebbe stato troppo lungo, però magari organizziamo un'altra proiezione, finisce proprio con questo incontro tra Renzo Piano e 80 ragazzi dell'Università di Genova, dove non è Renzo che fa una lezione, è un po' come stiamo facendo noi oggi, anzi adesso poi vi chiederò se avete delle domande da farmi o da fare a Jacopo, ma come dire, la maieutica, no? Quella che Socrate insegnava, la capacità di tirar fuori dagli altri, non facendo una lezione, ma lasciando che siano le persone, gli studenti o non studenti, che hanno la capacità di immedesimarsi, di fare loro, di essere loro attori, spettatori attivi di quello che sta succedendo. E lo stesso ha fatto Renzo Piano. Quindi erano loro i ragazzi e il film si conclude così, con queste domande a cui lui risponde spesso in modo spiritoso. Andiamo avanti, poi passiamo al prossimo, l'ultimo. Io volevo solo, diciamo, buttare l'attenzione sopra a questo trailer, che non è come i trailer cinematografici, che sono... ti fanno vedere le scene più interessanti del film e magari è come uno spoiler. Questo trailer invece secondo me è sembrato più... ti poneva delle domande, ti poneva degli argomenti su cui magari interessarti, ma senza trapelare delle cose importanti. Giusto, del giusto, ma questo è importantissimo. Il trailer cinematografico. Vedo che ha molto successo. Ha molto successo, sembra un po' James Dean lui, eh? Vabbè, andiamo avanti. Comunque, il trailer anche di un film non ti deve svelare la fine, per esempio. Ragazze, buone, 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 buone. Aspettate che siamo solo all'inizio.
Poi James Dean lo facciamo recitare, perché la seconda parte della lezione, state buoni, la seconda parte della lezione vedrà loro fare i registi, gli operatori, gli attori davanti alla telecamera, quindi state buone, perché James Dean avrà poi modo di esprimersi più avanti. Proseguiamo. Questa è la still. La memoria del... Sì? A un certo punto puoi anche chiedere se c'è qualcuno, perché abbiamo sbizzagliato due col microfono in platea. Sì, sì. Sì, sì, poi arrivano anche le domande dalla platea. Vediamo ancora questo, ecco. Questo è un altro documentario, questo racconta un luogo a Venezia, quindi non è su un personaggio ma su un luogo. È un luogo, è un palazzo molto bello di Venezia, dove c'è una biblioteca, un museo, c'è un'opera meravigliosa di Carlo Scarpa. Adesso vi faccio vedere velocissimamente il trailer, è molto breve. State attenti all'inizio, quello che succede all'inizio. C'è un luogo a Venezia che appartiene al passato, ma è sempre attuale, contemporaneo al suo tempo. Una mattina del 61 alla Querini, quando gli chiedevo che l'acqua alta restasse fuori dal palazzo, lui, guardandomi negli occhi dopo una pausa di attesa, dentro l'acqua alta, dentro, come in tutta la città. Solo si tratta di contenerla, di governarla, usarla come materiale luminoso e riflettente. Ok, allora, qualcuno che non ha ancora parlato mi dica che cosa c'è all'inizio, che cosa avete notato di diverso rispetto a prima? No? Ok. Vai, okay. Inizialmente si parla di questo edificio, no? Soltanto che non mostra direttamente l'immagine, anzi, cioè, fa vedere l'acqua e la persona in sottofondo che ne parla, e quindi niente. Giusto. Venezia tutti noi la identifichiamo con cosa? Con l'acqua. È la città sull'acqua per antonomasia. Questo film, che racconta un luogo così particolare di Venezia, comincia proprio con che cosa? Con il rumore dell'acqua. Noi, che siamo documentaristi, cerchiamo, e non facciamo film di fiction, noi non facciamo film con gli attori, salvo rarissimi casi che poi vedremo velocemente. In questo caso il rumore dell'acqua è vero. Noi l'abbiamo registrato proprio lì, fuori dalla Fondazione Querini. Sapete che quando si fa un film ci sono delle persone che si chiamano rumoristi, che creano i suoni dell'acqua, perché il suono dell'acqua registrato dal vero non è un suono perfetto, è un suono che ha delle imperfezioni, come la realtà. È per questo che a noi, almeno a me personalmente, piace molto fare documentari e film, perché la realtà è imperfetta, non è costruita a tavolino come un film. Invece, quando sbatte una porta, d'ora in poi guardatelo, in un film, italiano, hollywoodiano, non importa, quel rumore di porta non è stato registrato dal vivo, c'è qualcuno dopo che, guardando il film, ha costruito tutti i rumori che andavano a comporre le azioni che si stavano svolgendo nel film. Questo per essere più realistici, paradossalmente, per essere più reali della realtà, perché la realtà purtroppo è imperfetta, brutta, a volte sporca, c'è un rumore che entra che non avevamo previsto, no? E quello non lo possiamo togliere. Ma per arrivare a simulare la realtà, il film deve fingere più di quanto sia la realtà stessa. Quindi è abbastanza, come dire, strano, ma è così. Io andrei al prossimo e poi vorrei che Jacopo ci aiutasse. Andrei al prossimo film e poi vorrei che Jacopo ci aiutasse a dirvi due cose sul documentario. Questo è un documentario su musei d'archivio, musei e archivi d'impresa, ve lo faccio vedere velocissimamente. Qui c'è un altro elemento diverso ancora all'inizio che vorrei che voi notaste, e poi
uno o due di voi ce lo commentano. Non c'è più? Non va. Jacopo, prova tu a andare. Scusate, che qui. Ah, ecco. Partito. Tutti continuano a chiederti immagini e dopo un po' ti stanchi. Io dico sempre, sono negli archivi. Human beings are very good at preserving things, but they're not very good at doing something with what they preserve and accumulate. Io credo che i musei d'impresa rappresentino uno straordinario museo collettivo della società del Novecento. Luoghi dove la memoria si salda all'esperienza viva. Quello che sempre le aziende sanno è il fatto che la storia è una delle poche cose che non si può copiare. Telling a good story has a few secrets about it. And great storytellers know that it's about acting and about motion. Ecco, vedete che qui, per esempio, c'è un altro elemento nuovo rispetto agli altri trailer che abbiamo visto, che è l'animazione grafica. C'è un disegno che è stato animato graficamente. Vediamo voi che cosa avete notato ancora e poi passiamo la parola a Jacopo. Sicuramente il trailer inizia con una frase di... non mi viene la parola. Citazione. Una citazione, quindi è una citazione. E comunque ti introduce nel mondo dell'archivio in modo da renderlo misterioso, comunque un luogo dove, da dove tutto inizia e quindi forse anche dove tu vai per svelare un po' per svelare, diciamo, un po' la storia, quello che ti hanno raccontato, che è sempre in modo un po' fiabesco, in modo tutto ritoccato, come dicevamo prima. E invece lì vengono svelati comunque tutti i trucchi magari del mestiere. E, insomma, giusto. È molto interessante. Noi vi facciamo vedere questi, non perché siano particolarmente belli, perché li abbiamo fatti noi, ma perché sappiamo come sono stati fatti. Quindi possiamo raccontarvi tutti i trucchi del mestiere. Adesso, prima forse di dare la parola a Jacopo, ci sono delle domande, ci sono due microfoni anche per il pubblico. Qui c'è una domanda, vediamo se il microfono... Perfetto, così non vi facciamo dormire troppo. Principalmente, su cosa si basano questi progetti? E quali sono le origini di questi progetti? Quali sono le origini? Ma questi progetti sono... Alcuni sono progetti che Muse decide di fare perché crede in qualcosa. È il caso del potere dell'archivio di Renzo Piano. È nato come un progetto nostro perché avevamo voglia di raccontare questa storia. A dirvi la verità, così vi racconto un po' di backstage, Fulvio Irace un giorno mi ha raccontato di questo archivio che non è nello studio Renzo Piano ma in un altro luogo vicino a Genova, di queste casse rosse, di queste porte che si aprivano, di queste navi che arrivavano cariche di casse, perché i modellini e le maquette dello studio Piano vengono conservate in queste casse che avete visto lì nel trailer, e questo suo racconto di un'immagine in fondo mi ha suggerito e ci ha portato poi a immaginare un documentario che partisse proprio da questo luogo misterioso, da queste casse che arrivavano, immaginatevi il golfo, il porto di Genova, quel golfo meraviglioso, pieno di navi che vanno e vengono, piene di container, eccetera. E da questi container non escono
non so, delle merci qualunque, no? Ma escono delle casse rosse piene di modelli di architettura. Questo suo racconto ci ha portato poi a andare dallo studio piano e dire: avremmo voglia, avete voglia di essere complici di questo progetto? All'inizio non è che erano molto convinti, perché l'archivio è qualcosa di segreto, perché l'archivio è qualcosa che sì, si può anche visitare, ci sono delle visite guidate alla fondazione, ma con certe regole. Noi abbiamo, come sempre, e lo imparerete in questa mattinata, sapendo le regole abbiamo anche cercato di trasgredirle, perché se si vuole fare qualcosa di nuovo, sto parlando di linguaggi, di video, di progetti, non sto parlando di... non è un invito a essere maleducati, ma a trasgredire alcune regole fisse che tutti pensano non si possano cambiare. Quindi questa di entrare dentro un archivio è stata una forzatura di cui poi lo studio piano però è stato molto contento. Altri progetti invece nascono su committenza. Per esempio, questo luogo di Venezia compie 150 anni, la Fondazione Querini, e parlando con loro, con la direttrice, con lo staff, con le persone che si occupano della fondazione, ci hanno detto: ma dobbiamo festeggiare 150 anni, è un anniversario importante, come lo facciamo? E noi abbiamo detto: beh, per esempio con un film che racconti la vostra storia. Questo succede molto spesso anche con le aziende. Abbiamo per aziende come molte del mondo del design e dell'architettura, per esempio in occasione di anniversari speciali, li abbiamo un po' convinti che oltre a fare il libro, il sito e tutte queste cose, avessero la capacità di raccontarsi attraverso un film, perché c'erano immagini, emozioni, persone, storie di famiglia, quindi tutto quello che contribuisce a rendere un film interessante. Quindi grazie per la domanda. Altre domande? Poi andiamo avanti. Non ci sono? Ci sono? Fatevi vedere. No. Tutto chiaro? Ah, là. Là c'è una domanda. Giù. Là in fondo. Rialza la mano perché non ti vediamo. Alzati anche in piedi così ti vediamo meglio, va. Io volevo chiederle che cosa le ha portato a fare documentari al posto di film o fiction in generale. Questa è una bella domanda, grazie di avermela fatta. Ho cominciato, come vi dicevo, da filosofia, quindi mi piaceva il giornalismo, mi piaceva l'idea di scrivere e a un certo punto ho visto questo corso di videogiornalismo della Regione Lombardia e ho detto: beh, però saper scrivere oltre che con la penna anche con le immagini, imparare a usare una telecamera, imparare tante cose, forse oggi che il mondo sta diventando più complicato e va in quella direzione e per i giornalisti non c'è, ahimè, purtroppo molto più da fare, forse è una buona idea. Quindi questo è stato il primo... Ovviamente il giornalismo si occupa di realtà, si occupa di cronaca, si occupa di storie, si occupa di raccontare quello che succede. E questo è stato il primo passo. Poi, lavorando per Rai 3 in questo programma con De Aglio, mi hanno mandato in giro per l'Italia a raccontare storie di persone, di città, di eventi, di cronaca politica. Per esempio, è stato uno dei progetti più belli che ho fatto, è stato stare 10 giorni a Gallipoli, in Puglia, quando c'erano le elezioni e c'era D'Alema contro un candidato di destra ed era uno scontro molto difficile perché la Puglia e quella zona era diciamo un luogo abitualmente di sinistra. E io ho seguito i due candidati che andavano, e io mi immaginavo i comizi in piazza, invece no, loro andavano a fare i comizi nei mercati, alla Lega di Caccia e Pesca. Poi c'è stato un grande concerto in piazza con Fazio, che ha chiamato tanti ospiti, tanti cantanti. Quindi ho vissuto le elezioni politiche. Mi è piaciuto raccontare la realtà, come dire, non solo del mare e del sole di Gallipoli, ma anche che cosa vuol dire un'elezione politica, per esempio. Come si conquista, come si cerca di conquistare il proprio seguito, il proprio consenso. Poi quando sono andata in America, ho fatto questo corso di regia alla New York University, che vi consiglio perché si può fare un'application, ci sono delle borse di studio. Se volete fare cinema, almeno un'esperienza la dovete fare in America.
E lì invece mi hanno fatto fare un film, un cortometraggio con degli attori. E ho capito che non era la mia strada. A, perché gli attori sono dei personaggi di solito piuttosto difficili. E io non avevo la pazienza di stare dietro ai loro capricci. B, perché come vi dicevo prima, la realtà per me è più interessante della fiction. È più interessante raccontare ciò che c'è e trovare la chiave per raccontarla piuttosto che scrivere un dialogo tra due attori, che è un bellissimo mestiere, ma non è il mio, come dire, non è il mio. In più, pensate che in Italia fare un film è una cosa molto difficile, non ci sono tanti fondi, è difficile trovare i produttori, insomma, viviamo in un paese dove non è che proprio siamo molto aiutati da questo punto di vista. In America l'industria cinematografica è una vera industria, cioè anche se tu non sei Spielberg, hai spazio per fare tanti progetti diversi tra loro. Quindi alla fine devo dirvi, la realtà per me è più interessante della finzione. Questo è il motivo. Però Jacopo adesso... che... ecco. Jacopo ci racconta lui in due parole chi è, perché ha un ruolo importantissimo in qualunque film, documentario, eccetera, e ci dice anche dal suo punto di vista che cos'ha di diverso il documentario dalla fiction, dal film. Allora, buongiorno a tutti, io sono Jacopo Lo Iodice e mi occupo principalmente di documentario e nel documentario mi occupo di fotografia, cioè faccio il direttore della fotografia, che poi magari vedremo perché forse non tutti sanno che cosa, di cosa si tratta, è uno di quei ruoli un po' misteriosi. 11 e 10. Dicevo, mi occupo principalmente di documentario. Il documentario è un linguaggio che in questo momento storico sta acquisendo una grande importanza e credo che rispetto alla mia generazione molti di voi guardino, vedano, abbiano occasione di vedere documentari molto più di noi, di quando io avevo la vostra età. Chi è che qui guarda abitualmente documentari, sperando che sia un po'? Alzate la mano! Pochissimi, ah no. Qualcuno? No, dai, un po'. Una volta avrebbero alzato la mano in tre. Allora, il documentario è un linguaggio che però... là c'è un gruppo molto documentarista. Un gruppo, forse, sì, si ritrovano... No, una volta c'era solo Michael Moore, sì, i documentari che riuscivano ad arrivare al cinema. Ho cominciato a occuparmi di documentario, parlavo con altre persone, dicevo, io mi occupo di documentario, tendenzialmente mi chiedevano, ah, quindi filmi gli animali? No, ovviamente il documentario non è solo questo. Ma perché secondo voi si sta evolvendo molto questo linguaggio? Perché ci sono molti più documentari di un tempo? Perché Netflix è pieno di documentari, Sky anche? Perché? Da cosa dipende? Cosa è cambiato rispetto a 20 anni fa? Vai. In primis il fatto che c'è molta più tecnologia, quindi è molto più accessibile il video, no? In sé per sé, quindi dal telefonino io posso vedere qualsiasi tipo di documentario andando su un sito internet. E poi anche perché proprio il linguaggio, come ha detto prima la signora Francesca... No, signora no, ti prego. Ok. Puoi chiamarmi la zoppa, Francesca, ma signora no. Ok. No, appunto il linguaggio è cambiato proprio perché le persone vogliono più, cioè è più veloce il linguaggio, è una società molto più rapida secondo me di quella di una volta e quindi l'immagine è un messaggio più rapido, l'immagine come un video appunto e per questo in fondo una persona preferisce vedersi un video appunto che dura un'ora e assimila molte più informazioni emotive che leggendosi un libro, una rivista. Sicuramente è vero, è proprio questo il punto. 20 anni fa il... Bravo. Fino a una ventina d'anni fa il mezzo principale con cui si potevano registrare delle immagini in movimento era la pellicola, che spero tutti sappiano cos'è. Però era un mezzo, un supporto estremamente costoso. Questo limitava grandemente la produzione soprattutto di quelli che sono, diciamo, i prodotti video che hanno accesso a meno fondi, cioè quindi documentari, un grosso budget, un grosso film hollywoodiano. Parliamo di budget, ecco, che è importante. Quanto costa un film? Costa moltissimo un grande film di finzione e in quei casi diciamo, il supporto su cui poi le immagini erano registrate
rappresentava un'inezia, una piccola voce all'interno del budget. Per un documentario, dove generalmente ci si muove in poche persone, con pochi fondi, una volta il costo del supporto vero e proprio era davvero, davvero alto, la voce principale, e quindi la preparazione era molto più complessa, la ricerca fondi era molto più complessa. Ora, il mezzo che tutti noi ormai abbiamo a disposizione, nel telefono, le telecamere, sono molto più economiche di un tempo. Questo ha portato a una grande democratizzazione del mezzo. Quindi la cosa molto bella è che tutti noi, con un minimo sforzo, magari un po' meglio di quello, però diciamo... Perché il mio è antico. Possiamo accedere a un mezzo che ci consente di lavorare per immagini in movimento. Questo ha aperto il linguaggio anche, cioè i documentari hanno cominciato a cambiare moltissimo dai classici documentari a cui siamo abituati, con le interviste e immagini di copertura, diciamo, documentari che utilizzano un linguaggio più cinematografico, perché non solo abbiamo accesso a dei mezzi di registrazione, ma possiamo girare anche molto di più. Tutti voi potete girare un video col telefono che dura 40 minuti, forse 40 minuti, no, però insomma, diciamo, una volta girare anche solo 10 minuti voleva dire decidere attentamente che cosa girare, perché il costo era esorbitante, centinaia di euro per un rullo di pellicola da 120 metri che equivaleva a 10 minuti di registrazione, immaginate. Per esempio, un esercizio importante che mi hanno fatto fare alla New York University è stato: noi giravamo in pellicola, cosa che in Italia non mi sarebbe mai successa, perché al centro sperimentale ci metti 2 anni ad avere in mano una telecamera di quelle proprio vecchio stile con la pellicola, ma lo facevano apposta, non perché io poi avrei girato in pellicola il mio film, ma per fare un esercizio importante, sapere che quello che stai girando ha un costo e quindi avere certi millimetri di pellicola a disposizione, non di più. Io avevo 800 piedi, perché lì ragionano in piedi, di pellicola, per girare un film che doveva durare 8 minuti alla fine montato. E questo esercizio di dire ragiono con meno perché costa è un esercizio fondamentale anche quando si usano le telecamere digitali che abbiamo oggi e che tutti usiamo oggi, salvo pochissimi registi che ancora girano in pellicola. Perché? Perché altrimenti poi, in montaggio, di cui parleremo tra poco, vi troverete ore, 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 che solo per guardare ci vuole un anno. Mentre l'esercizio di sapere, di decidere prima che cosa si vuole fare, questo cominciate a farlo da oggi. Quando girate un video col telefonino che poi mettete come storia su Instagram, piuttosto che... pensate prima a quello che volete fare. Dove comincia l'inquadratura, dove finisce, quanto tempo. Un video su un telefonino che dura 2 minuti non lo guarda, è già lungo, non lo guarda nessuno. Pensate che una volta hanno calcolato che la soglia d'attenzione, ma parliamo di anni fa, quindi adesso è diminuita, è di 7 minuti. Cioè dopo 7 minuti uno spettatore è già annoiato, cerca di cambiare canale, si distrae, la sua testa va altrove. Immaginatevi su un telefonino che è molto più piccolo e molto meno potente anche come suono. Quindi fate questo esercizio e dopo, quando con loro faremo una serie di esercizi proprio pratici qua sul palco, a voi chiederemo di fare degli esercizi di questo tipo. Ognuno di voi dovrà girare un video di non più di 30 secondi decidendo esattamente che cosa vuole fare. Lo vedremo dopo. Scusami, Jacopo. Quindi, dicevamo, la scelta è cruciale. Non è che siccome girare ora con i mezzi digitali ha un costo notevolmente inferiore, ciò significhi che non dobbiamo decidere, scegliere, ragionare su cosa andiamo a filmare. Infatti, questa grande democratizzazione del mezzo, del supporto video, ha portato... Secondo voi, cioè, quale può essere un aspetto negativo di questa estrema democratizzazione, se c'è, secondo voi? Cioè, se fare un film costa così poco, quali sono gli svantaggi? Quali sono state le conseguenze, secondo voi? Sì, ho sentito qualcosa espresso...
malamente, ma mi sembrava giusto. Sentiamo lui e poi diamo la parola anche a loro, qualcuno là che aveva una risposta. Però non vedo. E uno svantaggio principale in cui credo è che sicuramente si crea un insieme di contenuti low quality enorme. E parlando di documentari si va anche magari nella disinformazione, informazione sbagliata, e diventa molto più pericoloso, soprattutto adesso in cui tutte le persone possono accedere ovunque, di qualsiasi età, di eccetera. Esatto, esatto. Cioè una grande quantità di contenuti non vuol dire per forza migliori contenuti. Dunque, la vostra generazione è la prima davvero a crescere con questa ipertrofica produzione di immagini continua, che dipende ovviamente dalla democratizzazione del mezzo, come dicevamo, però anche dal fatto che sono molti di più i canali attraverso i quali possiamo accedere a immagini in movimento. Voi quindi avete questa enorme possibilità, ma avete anche una grande responsabilità, nel senso che, come diceva Alessandro, il fatto di produrre delle immagini che vengono fruite anche se in modo più evoluto, ma sotto con un rapporto simile a quello che la nostra generazione aveva con la televisione, partono dal fatto che comunque questi contenuti che vediamo sono moltissimi e spesso sono difficili da verificare, contengono opinioni che non seguono più un percorso di revisione, di controllo o di semplicemente come le sono fake troppi news. Per essere esatto, sotto sotto un po' il meccanismo delle fake è lo stesso news. Problema che ha l'informazione in sé. Quindi noi vogliamo che voi usciate di qua oggi con due strumenti in più, non speriamo di avervene dati tanti in un'ora e mezza, ma no, certo. Due strumenti in più per guardare, sentire, ascoltare tutto ciò che vi viene proposto da Twitter a YouTube a Instagram a Facebook con un pochino di, ma io la so un po' più lunga di quello lì. Andiamo avanti, facciamo, ecco. Allora, adesso vi faccio vedere una cosa divertente. Poi la commentiamo, è di nuovo un trailer, è un documentario sugli anni 70 sul design radicale, periodo di contestazione politica, questo l'abbiamo fatto con una galleria di New York che faceva una mostra di pezzi di questi designer. Sono sicura che i pezzi, alcuni li conoscete perché sono prodotti in Italia, per lo più è stato un movimento italiano di contestazione e di avanguardia. Ecco, questa l'ho messa, poi dopo vi racconto perché. Perché queste interviste, per lo più questo è stato un documentario molto a basso budget, l'ho girato per lo più io con la mia telecamera, e poi volevo che Jacopo mi facesse la critica alle interviste che ho realizzato, perché alcune non erano perfette. E purtroppo vediamo il trailer e lo ascoltiamo anche. Forse bisogna dargli il là con... Vado. E poi ne parliamo. Ops. Occhio, forse Scusate. Hai pigiato. Piccolo imprevisto, succede sempre, torniamo indietro. Eccolo. Ancora di uno. È qui, no? Sì. Se continui così perdi il treno. Cucù. Super design. The language of design is the language of eating a proper meal. If you turn off the machine, I can tell you something. Posso fare dei movimenti di torso? Se devo parlare di me, io mi sento ancora oggi un radicale. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Il design radicale non è mai esistito. Everywhere you are, you must be radical in the spirit, not in the architecture. Yeah, we use the word revolutionary.
Questo Olivetti non è male, scricchiola tutto. The United States, they would put pop art on the wall. In Italy, they put it on the floor and live with it. Before using this term, architettura radicale, the term which we used for our production was anti-design. Il delirio di poter progettare tutto. È stata un'avventura alla quale ho partecipato per caso. Comunque sono contento di averla vissuta. È stata una bella stagione, una bella primavera. The rebellion, it's possible. Contro il padrone, contro l'oppressore. Pieces really just basically turned it upside down and were so expressive and so powerful and again challenged your idea of beauty, of what something could be. Vita, educazione, cerimonia, amore, morte. Life, education, ceremony, love and death. Super design is something to go and discover. L'umanità ha sempre vissuto con la successione di stili, dagli egiziani fino ad oggi. Cioè noi avevamo sempre delle piccole gabbie che ci costruivamo, dove il barocco, il neoclassico. Qui vedete, questo mi piacerebbe farvelo vedere tutto, perché è un'ora e 20, un'ora e un quarto di film, quindi non è possibile. Però anche questo, anzi, se ci sono insegnanti che vogliono, io volentieri attraverso Teresa e l'organizzazione di Cersaie, io sono felice se voi lo fate vedere ai ragazzi, agli studenti, perché racconta un'epoca gloriosa del nostro mondo, del nostro design, del nostro paese, ma anche della nostra vita personale e politica. Oggi poi, in un giorno di contestazioni del clima e climate change, non poteva essere, come dire, più adatto. Qui ovviamente è un lavoro diverso. Quello che avete visto è un piccolo estratto, sunto, dove ci sono alcuni dei protagonisti che dicono delle piccole frasi, no? Sempre di nuovo per incuriosire, per invogliare. Uno dice una cosa un po' strana, no? È anti-design, ma che cos'è l'anti-design? C'è una parte molto importante di documentazione storica che viene dall'archivio della RAI, con le vere proteste, quelle che vedete sono filmati da archivio veri degli anni 70, epoca dove nessuno di noi, io sono nata un po' dopo, insomma, 73, quindi come dire, non l'ho vissuta, no? L'ho solo vista dopo. Ma soprattutto, perché è importante? Perché ci racconta che il design e l'architettura non sono avulse dalla realtà, non sono mi metto, faccio il mio bel disegno nello studio perché voglio disegnare l'astronave, ma hanno sempre a che vedere col mondo che ci circonda, con quello che succede fuori dalla finestra. E se non è così, abbiamo perso un'occasione. Quindi anche voi siate curiosi della realtà, siate curiosi di quello che succede fuori dalla vostra finestra, perché è l'unico modo per diventare qualcosa di importante nella vostra vita per voi, che poi facciate gli architetti, i registi, i fonici, gli operatori, i direttori della fotografia. L'importante è capire in che mondo state vivendo. E questo film lo fa. La parte finale che avete visto introduce un altro elemento di cui ancora non abbiamo parlato, che sono i titoli di coda, che sono molto importanti. In alcune, io a volte rido perché nei cortometraggi i titoli di coda sono più lunghi del film stesso, perché magari ci hanno lavorato tante persone, no? E poi alla fine devo citarle tutte, ovviamente. Ecco, noi abbiamo cercato di essere sintetici, ma è molto importante. Perché sono molto importanti i titoli di coda? Nei film ci sono anche i titoli di testa, dove si dice un film di, regia di, con Brad Pitt, eccetera, eccetera. Ma perché nei titoli di coda ci sono tutte le persone che hanno fatto sì che quel film fosse possibile. Perché è un lavoro di squadra, è come una squadra di calciatori. Anche quello che sta in panchina è importante, anche il massaggiatore che entra nell'intervallo è importante.
Ecco, immaginate in un film dove c'è un regista che di solito è quello che ha la parte del leone insieme agli attori, ma tutti gli altri hanno reso possibile quel film. Il regista da solo non fa niente, no, voi da soli non fate niente. Jacopo, ti do ancora un attimo la parola e poi la passiamo a loro. Allora, volevo aggiungere una piccola cosa a quello che stavo dicendo prima, cioè il documentario, appunto, dicevamo, ha molte più possibilità ora di un tempo. È vero che il documentario può sembrare un linguaggio all'inizio un po' noioso, ma in realtà, ne parlavamo ieri con Teresa, la cosa davvero incredibile del linguaggio documentario, anch'io sono partito dalla finzione, quindi cortometraggi, film, e pensavo che avrei fatto quello da grande, diciamo. Invece ho scoperto poi il linguaggio documentaristico. La cosa veramente incredibile del linguaggio documentaristico è che ci dà la possibilità a tutti noi di scoprire e approfondire la realtà intorno a noi, partendo da situazioni che possono apparire davvero semplici. Il nostro vicino di casa, la persona che passa e raccoglie la spazzatura davanti a casa nostra, un archivio statico, un archivio storico di modellini. La cosa davvero bella è che innanzitutto avere a che fare con persone che sono appassionate di quello che fanno comunica sempre qualcosa. Il raccontare la passione anche nella cosa più semplice, più ripetitiva, racconta qualcosa, ed è molto interessante riuscire ad appassionarsi a ciò e riuscire e fare uno sforzo per avere l'abilità di raccontare questa passione. Ieri con Teresa parlavamo di un documentario, di un documentarista che è delle vostre parti, che ha fatto questo documentario sui colombofili. Forse qualcuno di voi sa cosa sono i colombofili. I colombofili sono persone che vivono per i colombi e fanno gare di orientamento con i piccioni, ok? Può sembrare una cosa di una noia mortale. In realtà, ne parlavamo, mi sono appassionato a questo argomento solo sentendo il modo in cui quest'uomo, questo documentarista, si era approcciato a questo sottomondo. È un mondo, quello dei colombofili, che è fatto di persone che accudiscono questi uccelli per anni, gli insegnano a orientarsi, fanno viaggi lunghissimi per poi liberare questi colombi e calcolare quanto tempo ci mettono a tornare a casa. Tutto un sottomondo, ovviamente, di persone un po' squinternate, evidentemente, ma che una volta approfondito ha qualcosa da dire. Questo è il punto di partenza e la grande possibilità che abbiamo nell'approcciarci a un linguaggio come il documentario. Fare la finzione, è vero, è molto, cioè è il linguaggio più apparentemente semplice, il più affascinante, tutti noi conosciamo il cinema, ma il documentario ci consente davvero di capire che la realtà che ci circonda, le persone che ci circondano, ha davvero molto più da dire ed è molto più incredibile di quello che possiamo talvolta inventare. Ed è lì è a portata di mano. Basta documentarsi e studiare e parlare con la gente. Questo è bellissimo, impagabile, secondo me. Grazie. Andiamo avanti perché abbiamo tante cose. E poi passiamo a una parte di esercitazione pratica dove sarete coinvolti tutti. Questo ve lo facciamo vedere perché è un omaggio a un grande maestro che purtroppo ci ha lasciato quest'anno, Alessandro Mendini. È fatto in un modo particolare, con una tecnica particolare, che è una tecnica molto difficile. Guardatelo perché chiederò prima a voi se mi descrivete questa tecnica con cui ho fatto il documentario. Vediamo se parte, se no lo fai partire tu. Vado io. Hey!
si offenderà Mendini se io affermo di non possedere, probabilmente nella mia casa, di non avere mai posseduto niente progettato da un designer. Allora, l'avete riconosciuto tutti? Conoscete la musica, le loro canzoni? Vi piace? Sento un po' tiepidi. Elio non è... è un po' più, purtroppo, della mia generazione, ahimè. Comunque, lui in realtà è anche un architetto. È per quello, oddio, è per quello che l'abbiamo intervistato. Ho fatto un disastro. Per quello che l'abbiamo intervistato. Perché quando Alessandro Mendini era direttore della rivista Domus, lui aveva una sua rubrica, Elio di Elio e le Strade Tese, come architetto e non come musicista. Dammi. Grazie. Allora, che cosa avete annotato però all'inizio, prima dell'intervista di Elio? Qualcuno mi risponda se avete capito come è stato fatto. Conoscete la tecnica con cui è stata realizzata? Sentiamo loro. Vediamo. Cioè, io ho presente, ma non mi viene in mente il nome. Forse lui lo sa? Il nome non lo so. Cioè, qualcuno lo sa? Qualcuno lo sa? Qui lo sanno. Microfono. Vai. Se ci date un microfono, diamo la parola anche alla platea, così la risvegliamo dal torpore. Si chiama Stop Motion. Bravo, Stop Motion. Bravissimo. Questa non era banale, vi dico la verità, non era per niente banale. Adesso però vorrei sapere anche come fa a conoscerla. Yep. Un attimo. Lasciamo il microfono ancora un secondo. Come la conosci e se ce la sai anche descrivere? Beh, io so che viene utilizzata molto in molti film di animazione e praticamente consiste in... nel prendere tipo dei pupazzetti o delle figure fatte per esempio in plastilina e fare vari fotogrammi in cui sono in varie pose e questi fotogrammi poi vengono assemblati in modo da creare un'animazione, un scorrimento. Esatto. Bravo, abbastanza, direi che è abbastanza preciso. Sì, eh? È la tecnica più difficile e lunga che esista nel video. È veramente una tecnica molto lenta, molto, molto, molto complessa. Immaginate che un video, per essere, diciamo, percepito come immagine in movimento, non come una sequenza di fotografie, è fatto da almeno 25 fotogrammi al secondo. Okay, quindi 25 fotografie. Scatti. Che... mostrate in sequenza per la durata ciascuna di un cinquantesimo di secondo, appare all'occhio umano come un'immagine in movimento. Ecco, immaginate che ogni singolo movimento di questo, in questo caso pupazzo, deve essere fatto, deve essere e deve apparire fluido. Quindi sono 25 foto per ogni secondo, almeno 25 foto, per ogni secondo di video. Quindi immaginate un film di un'oretta, un'oretta e mezza, normalmente ha dei tempi che superano gli anni, cioè più di un anno normalmente di ripresa. Ecco, in questo caso ovviamente non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto delle piccole sequenze all'interno del documentario più tradizionale, in cui vedete, questi sono personaggi di Mendini, abbiamo chiamato il documentario "Volevo essere Walt Disney" perché è una sua frase, lui lo dice dicendo: io in fondo volevo creare dei mondi con dei personaggi dove il design diventava qualcosa di vicino, no, a noi, buoni, cattivi, qui è Pinocchio che si innamora del cavatappi, Anna G, che è quel cavatappi famosissimo di Mendini, è una piccola storia d'amore all'interno di un documentario. L'abbiamo girato per una settimana nello studio di Mendini, sotto nel suo magazzino, nel suo basement, e immaginate che ogni movimento di questo pupazzo, di questo Pinocchio, è stato fatto da una persona che era lì, che lo spostava di un centimetro, poi di un altro centimetro, poi gli faceva fare un movimento con la testa un po' così, poi anche un po' così. Quindi
Sono state due persone che si sono chiuse lì dentro per una settimana, credo neanche mangiando. Io ogni tanto andavo a vedere che tutto funzionasse, se erano vive, e poi alla fine abbiamo costruito queste quattro animazioni che sono circa di una ventina di secondi ciascuna, che rendono questo film documentario qualcosa di diverso da quelli che avete visto finora. Perché c'è un mondo dentro un mondo, no? È una storia dentro una storia. E questo perché faceva parte del mondo di Mendini, non l'abbiamo scelto così perché ci siamo svegliate una mattina con questa idea. Ecco, è molto importante che le idee che voi avete, anche quando fate un riassunto, un tema, qualunque cosa, siano coerenti poi, sia con quello che avete deciso all'inizio, sia poi con lo sviluppo della storia. Adesso io andrei molto rapidamente, saltiamo magari anche Gio Ponti, anche se ci piace tanto, perché almeno abbiamo bisogno almeno di un'altra mezz'oretta per la parte tecnica, quindi meno? Siete stufi? Vabbè, vediamo questo e poi passiamo alle telecamere, anzi no, scusa, torna indietro, ecco questo. Questa è un'altra animazione che dura un minuto. State buoni perché poi siete voi a dover lavorare, eh? No, 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 no. Ecco, anche questa, lunghissimo lavoro di animazione fatta in un teatro, insomma è stata una cosa complessa, ci siamo messi in questo teatro per 3-4 giorni e abbiamo fatto diventare questi oggetti inanimati, sono dei contenitori di plastica, festeggiavano il 50° anniversario dal loro disegno e progettazione, li abbiamo fatti diventare un coro di fatto, un insieme di persone, in qualche modo di oggetti animati che su un palcoscenico avevano il loro momento di canto e di intrattenimento. Complicatissimo anche questo perché ogni oggetto, insomma, l'abbiamo spostato sempre con questa grande tecnica, grande e complicata tecnica. Adesso io però vorrei a questo punto che noi introducessimo il terzo attore della nostra giornata, questa telecamera. E sarete voi, insieme al vostro aiuto, a essere attori, registi, direttori della fotografia, con ovviamente Jacopo che ci darà una mano. Io mi sposto un po' anche perché ho bagnato. Mi sposto qui semplicemente per far entrare allora la telecamera. Quello che d'ora in poi vedrete proiettato è in realtà la diretta di quello che Jacopo sta registrando qui. Perché? Perché vogliamo farvi capire... Eccolo come si qua. Fa un'inquadratura? Dunque, visto che forse il tempo stringe un po', facciamo un semplice test. E poi vogliamo avere loro che diventano registi. Proviamo a... Se chi di voi ha voglia di partecipare, proviamo a impostare un'intervista, diciamo. Una cosa che apparentemente è molto semplice. Vado io. Vai perché... Sì. Dunque, il cavo mi segue... Fatevi un po' più indietro, apritevi e qualcuno si metta qua con una sedia a fare il soggetto della nostra intervista. Allora. Chiameremo poi qualcuno anche dal pubblico, quindi non dormite, state attenti. Chi vuole fare il soggetto, anzi l'oggetto della ripresa? Dai, uno di voi che si sieda qua. E qualcun altro che decida come farla. Qualcuno si metta qua con una sedia, dai, dai, dai. Prima iniziate, prima finiamo. Perfetto. Allora, chi invece vuole stare dietro la camera? Lui. Qualcuno? Dai, abbiamo il volontario subito. Un solo volontario? Ok. Sì. Va adesso bene. Facciamo l'inquadratura, allora, Jacopo. Dunque, secondo te quali sono... Poi chiamiamo gli aspetti da decidere. Allora, diciamo, un'intervista, c'è cioè una persona seduta, interloquirà con qualcuno.
immaginiamo la intervista più semplice, cioè una camera sola. Cosa dobbiamo decidere? Decidiamo di farla qui, questo è il punto di partenza. Poi cosa facciamo? Innanzitutto io analizzerei la persona che deve... Parla qua dentro. Grazie. Vai. Analizzerei la persona che deve parlare, per esempio se ha un linguaggio molto dinamico, usa molto il linguaggio del corpo. Ok. Gli lascerei più spazio attorno. Okay. Mentre invece se è una persona molto statica, magari che non tende a muoversi molto, tende a usare poco le mani, mi avvicinerei di più, userei magari un primo piano, cose del genere. Già questo è un'evoluzione di quello che pensavo di riuscire a tirar fuori con le pinzette, quindi fantastico, bravo. Ma tecnicamente cosa dovrò controllare qua? Qui vabbè, abbiamo un'ottica zoom, quindi un'ottica con una focale variabile. Che cosa... Fagli vedere un po' di opzioni, Jacopo. Esatto. Così cioè, le vedono anche loro. È un piano che potremmo definire un piano americano. Vabbè, facciamo il fuoco. Possiamo stringere, mezza figura. Un primo piano. Quindi possiamo decidere il piano da utilizzare, ma il piano dipende anche dalla distanza a cui ci mettiamo da lui. Secondo te conviene mettersi più vicino, più lontano? Perché dovremmo poter decidere di stare più vicini a parità di piano? Cioè, quindi io potrei avere questa inquadratura stando più vicino ma più largo, giusto? O più lontano ma più stretto. Perché? Allora, lui mi sembra un po' personaggio, quindi lascerei spazio. Lasciamogli spazio, abbiamo detto. E magari gli toglierei la sedia, lo lascerei in piedi. In ginocchio, così? No, senza no, sedia. Ginocchio no, poveretto. In piedi, camminare, parlare, stile TED Talks, per esempio. Ok, potrebbe essere un'opzione. Generalmente è un po' scomodo perché per l'operatore se lui cammina, insomma, diventa difficile seguirlo, continuare a aggiustare di fuoco. Più stanno inchiodati meglio è di solito in un'intervista statica. Ok, allora gli diamo comunque la possibilità di muoversi, io tornerei un Però, po' indietro. Però diciamo, sempre seguendo il discorso che facevi prima, cioè se è una persona, un personaggio oppure una persona magari un po' intimorita, okay. Magari dobbiamo intervistarlo, lui accetta di essere intervistato ma è molto in difficoltà. In questo caso allontanarsi, cioè fare in modo di non che l'intervistato non ti senta addosso. Oppresso. Ok. Può aiutarlo a sciogliersi, certo. Ovviamente non è il suo caso, no? Dicevamo, però potrebbe succedere. Poi, un'altra cosa, tu dove ti metti? Tu sei l'intervistatore, io sono il tuo schiavo, il tuo operatore. Tu dove ti metti per fargli le domande? Dove guarda lui? Lui deve guardare, secondo me, verso la camera in modo che possa comunque, cioè il suo viso... gli occhi eccetera si rivolgono quasi allo spettatore. Esatto, però quindi mi metterei solitamente è un camera. Po' strano, facciamo questa prova. Dai, se lui guarda facciamo vedere le opzioni possibili. Prova a guardare in macchina. Ovviamente, cioè, guarda, ma che roba. Cioè, uno spettatore non può che essere ovvio. Scioccato, diciamo. È più naturale solitamente che chi è intervistato non guardi in camera, anche perché non sarà mai la camera a fargli le domande, quindi lui dovrebbe guardare chi gli fa una domanda e poi rivolgersi alla camera. Cioè, quindi tu prova a guardare lui e poi guardare in camera. Facciamogli una domanda, fagli una domanda veramente. Mettiti un po' più qua. Poi vogliamo un insegnante anche Guarda. Sul palco, intervistato dai nostri ragazzi. Ok, vedi, lui guarda te, fagli una domanda qualsiasi. E che insegnante vorresti chiamare sul palco? Ok, guarda in camera quando rispondi. Dategli il microfono. È stranissimo, no? È molto strano. No, un altro, l'altro microfono, così la facciamo brava. Parla in due microfoni. Cioè, fagli una domanda vera e tu dai una risposta vera. Una domanda, lui, però, una domanda un po' personale. Che sport fai? Che sport fai? Non faccio nulla. È stranissimo. E non fa nulla, tra l'altro. Questo purtroppo non è strano di questi tempi. Quindi, per esempio, ora, è molto più naturale che lui guardi te, guardi sempre te. Quindi, questo cosa ci impone come norma mentre giriamo? Che tu ovviamente... sia in scena. No, puoi anche, può esserci una tua quinta, diciamo, potresti essere seduto qua davanti, però non è che puoi cambiare lato, perché lui comincerebbe a guardare una volta a sinistra, macchina, una volta a destra macchina, e questa cosa quindi è bene molto stare seduti strana. Alla stessa altezza. Perché? Perché secondo te più vicino?
Questa è una domanda un po' difficile. Secondo te, perché è importante mantenere una linea di sguardo? Mettiamo qui, in un'intervista. Perché è importante, al di là del, a livello diciamo di concetto, il contatto visivo con la persona che sta intervistando, però che cosa ci dice il fatto che lui guardi di qua, tecnicamente, visivamente? Guarda lì, guarda qua, anzi te lo giro. Puoi guardare anche lì, nel monitor lì, guarda. Hai il monitor lì, di rimando. Puoi guardare in mille monitor. Io poi l'ho fatto un casino. E allora. Guardatevi negli occhi. E innanzitutto credo che in questo modo si riesca a creare di più una connessione tra l'intervistatore e l'intervistato, questo è sicuro. E soprattutto magari l'espressività del viso, eccetera. Mm-hmm. E se deve guardare un oggetto inanimato, gli potrebbe venire molto più complesso. Assolutamente. Quindi credo che avere una persona effettiva con cui interloquire sia più facile, lo metta più a suo agio. Sì, giusto, okay. Giusto. In realtà la mia domanda mirava a un'altra risposta, ma diciamo che l'ho posta troppo in anticipo. Quindi giustamente è un'ottima risposta la tua. Il punto è che nel video, siccome i video poi vengono montati, no? E le immagini sono chiaramente in una sequenza. Il video rispetto alla fotografia stilla, cioè alla singola fotografia, essendo una sequenza di inquadrature girate, diciamo, in uno stesso ambiente, che noi potremmo chiamare scena, ci impone di raccontare lo spazio in cui siamo. Quindi, raccontare lo spazio vuol dire anche raccordare tra un'inquadratura e l'altra, perché lo spettatore, in modo inconscio, implicito, comprenda o volutamente non comprenda dove sono posizionate le persone che vedo in una scena. Ora, una cosa molto semplice, diciamo l'intervista con due camere, adesso abbiamo una camera sola, però farò un'inquadratura su di te, una su di lui, una su di te. Lui ora sta guardando te, no? E guarda a sinistra macchina, cioè sta guardando l'intervistatore. Diciamo che io devo fare un'inquadratura su di lui e un'inquadratura sull'intervistatore. Secondo te dove mi devo mettere? Anzi, prova a metterla tu la camera. Pesa, mi metto occhio. Io, sì, occhio. No, io mettiamo tengo lei, il microfono, mettiamo lei, Jacopo. Giusto. Mettiamo lei. Vai, tu sei diventata stata promossa a giornalista. Dove ti metteresti? Io ti seguo. Eccola. Perché? Ok. Fai un fuoco. Guarda, è la rotella più avanti, non quella lì, quell'altra. Quello è lo zoom. Aspetta. Esatto. Ok, questo è il fuoco. Ok, questa è l'inquadratura che tu faresti. Guarda il tuo soggetto, ok? Quindi, noi abbiamo lei che guarda a sinistra macchina, giusto? Esatto. E lui anche. Ok? Giusto. E l'inquadratura è però molto più larga. Allora, solitamente... Sono anch'io dentro. Per raccordare... Okay. Noi dobbiamo seguire, cioè questo si chiamano campo e controcampo nel cinema e nel video. Esistono delle semplici regole che non sono dovute a una questione estetica, ma a una questione di, come dire, di organicità. Proprio perché l'interpretazione dello spazio deve essere implicita nello spettatore, io devo seguire queste norme in modo tale che la persona che guarda un'inquadratura su di lui, stacco su di lei, capisca dove sono posizionati e senta il fatto che è un dialogo. Insieme. Per farlo cosa si fa? Normalmente si fa. Innanzitutto l'inquadratura è la stessa. Questo lo potete vedere anche al cinema. Okay. Adesso. Quando guardate un film la prossima volta che ci sono due persone che si stanno parlando,
Notate come sono fatti gli stacchi tra una persona e l'altra e vedrete che seguono sempre la stessa regola, che sia un film di Spielberg, che sia il film di un regista esordiente. È allora parte del linguaggio che si impara con delle tecniche molto semplici. Poi c'è chi trasgredisce le regole. Io, Jacopo, andrei, visto che abbiamo poco tempo... Quanto abbiamo? Facciamo poco, 10 minuti. Spiego solamente il raccordo di sguardo e basta. Raccordo di sguardo poi... e poi vogliamo invece un'intervista vera con un insegnante, okay, volontario sul palco. E loro saranno gli intervistatori. Quindi faccio innanzitutto la stessa inquadratura, ma soprattutto non mi metto da questo lato. Perché? Perché se lui prima guardava... Ritorniamo un attimo dove eravamo prima... Lui guardava a sinistra, se io mi metto, il collegamento tra loro, che è la linea di sguardo, è una linea di campo che non si scavalca mai. Il collegamento tra loro è lo sguardo, ok? Se io mi metto di qui, per riprendere lei, lei guarderà a destra e lui a sinistra e quindi sembreranno uno di fronte all'altro. Se io mi metto di qua, lei guarderà a sinistra e lui... Se io sto lì, guarderà anche lui a sinistra. Quindi sembrerà che entrambi siano rivolti verso... Sembrerà che siano così uno di fianco all'altro e non uno di fronte all'altro. Questa cosa può sembrare una sciocchezza, ma no, fate dei tentativi, provate anche col telefono e a mettere in sequenza due sguardi, ok, un'inquadratura di un vostro amico che guarda in una direzione e uno che guarda in un altro, se guarderanno, come abbiamo visto... L'impressione sarà di avere, anche se li abbiamo girati in due momenti diversi, l'impressione sarà quella di avere due persone che stanno guardando. Altrimenti sembreranno due persone sedute una a fianco all'altra, diciamo idealmente. Queste semplici regole, per esempio, poi ce ne sono anche di più complesse, ci aiutano, sono proprio il punto di partenza per creare la spazialità nel video. Ora, Francesca sta per estrarre la frusta, quindi... direi che passiamo a una vera intervista. L'insegnante. Vogliamo un insegnante, credo che ci siano qua in prima fila alcuni volontari. Chiedo al prof Pelloni. Come si chiama? Il prof Pelloni. Pelloni? Vogliamo il prof Pelloni. Dov'è? Non sia timido perché i suoi studenti sono stati bravi e non lo sono stati. Evviva! Gli fai tu una domanda? Voi l'avete preparata una domanda? Allora facciamola fare a loro la domanda. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essere volontariamente venuto sul palco. Là. Là. Una di voi due, chi vuole? Chi è che farà le domande al professor Pelloni? Loro due si sono un po'... Anche con gli occhiali. C'è molta luce. Allora, fare un'intervista non è una cosa banale. Di solito voi arrivate da una persona che non avete mai visto prima, in questo caso è un insegnante invece che conosce già la sua studente e lei conosce lui. Arrivate da una persona che non conoscete. La cosa importante è mettere a proprio agio l'interlocutore. Quindi cominciate dalle cose più semplici. Ma, per esempio, se fai l'insegnante, perché hai scelto di fare questo mestiere piuttosto che un altro? Adesso però io mi interrompo perché voglio che sia lei, poi chiudiamo. Vai, forza e coraggio e voce. Esatto, togliti un po' di sassolini dalle scarpe, fagli delle domande difficili. Di che materia insegna? Io sono un insegnante di chimica, e varie tipologie di chimica, materia odiata e amata, devo dire. Se non avesse fatto l'insegnante, che lavoro avrebbe voluto fare? Domanda abbastanza difficile, perché insomma i mestieri sono sempre una conseguenza di accadimenti strani, quindi forse ricercatore, sì, forse ricercatore. Altre domande, vai. Datevi il cambio, chi vuole gli fa ancora... Ce l'abbiamo qui. Tremo, questo è un mio studente, quindi tremo. Lei non era mia studente. Ah, ecco. E... La mia domanda è... Come mai è passato dal metal alla chimica organica?
Ti dicevo, la vita è una, sono sliding doors, sono porte che si aprono ogni tanto e ti fanno vedere cose che voi umani, come per citare un famoso film, non avete mai visto. Quindi per caso ho insegnato e ho visto che oltre a riuscirmi bene, cosa che io non pensavo, mi piaceva, mi divertiva, e trasmettere una passione è forse la fortuna più grande che una persona può avere. Io lo faccio, quindi sono contento di fare quello che faccio. No, vi sedete lì perché lo sguardo... Certo, lo sguardo. Anche lei è la mia studentessa. È importante. Ah, quando ho fatto una domanda, perché lui dice perché è passato dal metal... Noi non lo sappiamo, io non so lui prima che mestiere faceva, quindi nella vostra domanda è importante che ci sia anche un'informazione che faccia capire a me spettatore perché state facendo questa domanda, quindi dopo me la spieghi in privato. Era molto personale, infatti. Esatto. Lei ha una famiglia, giusto? Sì. E riesce a conciliare bene la famiglia e l'insegnamento? Fortunatamente sì. Mestiere che per fortuna un po' di tempo libero lo dà e quindi mi posso godere i miei bimbi, però delle volte è un po' complicata la situazione, insomma, se mi vedete qualche mattina un pochino con gli occhi un po' appesi, può succedere, ecco, che magari mi incastro in alcune parole, non riesco a dirle perché magari la notte non ho dormito, però penso che qualunque mestiere al mondo... Va bene, senza essere Marzullo vi do un suggerimento per chiudere le interviste. Anche se lui, insomma, usa una formula terribile. Però il senso è, un sogno non realizzato, il futuro, qualcosa che chiuda l'intervista aprendo su quello che ancora non c'è. Quindi un sogno, un desiderio, non facendola alla Marzullo, perché poi a seconda dei personaggi che si hanno davanti, delle persone che si stanno intervistando, ovviamente si può modulare, lui fa sempre la stessa. Quindi lascio a voi fare una domanda, l'ultima domanda al nostro professore. The last one, chi la vuole fare? Chi la vuole fare? Lei, là in fondo. Grazie. Che cosa vuole trasmettere con questa intervista? Spero di non trasmettere un imbarazzo che ovviamente c'è, perché ovviamente sono di fronte agli studenti. Non so, spero... Visto che c'è stata questa occasione, come dicevo prima, sono tutte occasioni, spero di trasmettere che insomma gli insegnanti sono persone normali, più o meno normali, anche se delle volte sembriamo dei pazzi. Anche se... Sarebbe già qualcosa. Anche se, come dice, c'è una bellissima rassegna teatrale estiva a Milano che ha un titolo, Da vicino nessuno è normale. Ecco, possiamo dire che anche in un'intervista più ti avvicini e più entri in sintonia con chi hai di fronte e più ti rendi conto che ogni vita è unica e particolare e nessuno in fondo è normale. Come vogliamo... Intanto grazie, possiamo congedare direi il nostro prof volontario, lui è stato bravo, grazie. Fulvio, vogliamo chiudere con... Io farei così, tanto qualcuno già se ne va, intanto chiudiamo ringraziando, magari poi ringraziamo il finale... i professori normali, i professori e anche normali. Quelli non tanto normali, sì. Così come studenti e studentesse, sì. Grazie di essere venuti e ovviamente loro due... Jacopo... Che... Io vorrei ringraziare... Teresa, Luciano, Cristina e tutta l'organizzazione del CERSAIE per averci permesso di essere qui oggi. Luciano, cioè, Cristina, Teresa, voi capite che non è normale neanche che in una fiera che si occupa di ceramiche non avete visto neanche una ceramica. Quindi siamo... Questo è veramente un progetto culturale coraggioso perché dà a voi la possibilità di incontrare persone che... Belle facce di ceramica, esatto. Di porcellana. Togliamo la bottiglietta d'acqua. Nelle interviste togliete sempre le bottigliette d'acqua perché sono brutte, purtroppo, da vedersi. Sì. Ecco, vi ringraziamo. A me piacerebbe chiudere ringraziando tutti voi.
con un trailer di un minuto. Adesso Jacopo... Vabbè, dopo, mentre la sala si svuota, non vi preoccupate. Intanto ringraziamo e salutiamo tutti e forse Fulvio, voi volete dire ancora qualcosa. Io mi siedo perché la mia gamba soffre. No, no, va bene così, dai. Va bene così, dai. Va bene così? Sì. Va bene così? Il trailer è su Gio Ponti, chi vuole lo vede, chi non vuole se ne va e sì, basta. Sì. Non abbassiamo le luci, così ce ne si può andare anche tranquillamente. Adesso Jacopo lo cerca. Sì, lo cerco subito. Devo andare quello un po' indietro. Ponti? È su Gio Ponti che si vedono un po' di ceramiche qua. Yes, of course it is a piece of art, but first it is was made to find a place for flowers. Yeah. So, and then not as a, you can use as a headpiece. Oh, like this. Yeah, so. Amate gli architetti moderni. Non ci sono altri architetti per voi. Ma siate duramente esigenti con essi. È il modo vero di amarli. Esigete da loro sempre un'architettura piena di simpatia, umana, di immaginazione, nitida, essenziale, pura, pura come un cristallo. Va bene, abbiamo reso omaggio anche un altro nostro grande maestro. Grazie, grazie a tutti voi. E chi ha curiosità poi ci scriva che magari dopo, un po' più avanti, ma cioè, venite a fare uno stage. Prima volta che sono con così tanti. Grazie a voi. Di solito sono meno e sono... Grazie, 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 grazie.